Il Borussia Dortmund è in finale di Champions League, lo fa battendo un Paris Saint-Germain che non si arrende fino in fondo, con tanta sfortuna. Doppio 1-0 per i gialloneri, che vincono anche al Parco dei Principi con il gol di Hummels. I parigini, però, si mangiano le mani, la squadra di Luis Enrique ha colpito 6 legni tra andata e ritorno. Punto il PSG si schianta sui legni, che sfortuna per i parigini. Nella semifinale di andata, il grande gol di Niklas Füllkrug porta il BVB in vantaggio, ma il PSG ha per ben due volte la possibilità di ribaltare il risultato. Nella stessa azione, prima Kylian Mbappé, poi Achraf Hakimi si schiantano sul palo della porta di Kobel, con i gialloneri che riescono a portarsi a casa un piccolo vantaggio. Da segnalare anche la conclusione di Vitina che sfiora il palo sinistro, con i legni che potrebbero diventare anche 7. Al ritorno il copione è lo stesso, il BVB va in vantaggio, questa volta da calcio d'angolo. Ma Hummels va più in alto di tutti e di testa la mette alle spalle di Donnarumma. Poi, è assedio Paris Saint-Germain, già prima del vantaggio giallo-nero, Zaïre Emery colpisce di prima intenzione, ma trova il legno. Dopo il gol di Hummels, arrivano due traverse e un palo, bordata della distanza di Nuno Mendes che finisce sul palo destro, poi Mbappé da distanza ravvicinata colpisce la traversa. Ancor più clamorosa quella di Vitina, che lascia partire un destro al volo fermato solamente dalla traversa. Tanta sfortuna per il PSG, che si deve arrendere alla solidità difensiva del Borussia Dortmund, che riesce a non subire gol tra andata e ritorno contro tutto l'arsenale offensivo dei parigini e a strappare un biglietto per Wembley.